Camprese. Dal 9 settembre torna Fratelli Burattini, 24 spettacoli in 12 comuni del Fiorentino. Dopo oltre 50 anni, Pisa è di nuovo la capitale dei marinai. Dal 17 settembre si apre la Settimana del Mare. Al via la seconda edizione del Memorial Paolo Rossi, in campo 200 giovani calciatori. Sostenere e promuovere le start-up e le iniziative imprenditoriali toscane più innovative nel cuore della Silicon Valley, centro dell'ecosistema globale delle imprese high-tech. È lo scopo di Casa Toscana, l'avamposto del sistema toscano a San Francisco, finanziato dal Consiglio regionale. Noi faremo partire un luogo di incontro, di formazione per le start-up toscane. Avranno uno spazio dove poter crescere, dove poter conoscere il mercato americano, dove poter incontrare investitori, e ci piacerebbe poi che questi investitori venissero sul nostro territorio. Ci lavoriamo da più di un anno e sono anche un po' emozionato nel dire che siamo la prima regione italiana che mette a disposizione delle nostre imprese, le imprese più giovani, tutto questo. Il centro è situato presso Innovit, lab di innovazione promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con l'Ambasciata d'Italia a Washington e il Consolato Generale a San Francisco, gestito con il sostegno dell'Istituto Commercio Estero e dell'Istituto Italiano di Cultura di San Francisco. Sono molto soddisfatto di partecipare a questa missione istituzionale sulla base dell'intenzione di aprirci sempre di più verso l'estero, in particolare a favorire le imprese toscane, quelle che vinceranno quel bando che recherà il nome e il logo della regione, si chiamerà Casa Toscana. Siamo certi che le start-up innovative toscane ne avranno un vantaggio, ecco, saremo a monitorare bene che tutto ciò accada, e nel nostro compito istituzionale quello di essere, ecco, costruttivi e utili nei confronti dei cittadini tutti e anche delle imprese. Un'iniziativa strategica avviata dal governo per creare occasioni di crescita per l'innovazione italiana, promuovere i brand nazionali e le attività delle istituzioni. La Toscana è stata la prima regione ad aderire. Un'iniziativa fatta per l'impresa toscana, per i giovani, un'app Casa Toscana che si instaura a San Francisco in America, là nella Silicon Valley, dove le nostre imprese avranno un'opportunità importante per entrare in relazione con le imprese americane di tutto il mondo, un'opportunità di interscambio anche culturale, imprenditoriale, ma soprattutto un'opportunità che il Consiglio regionale mette a disposizione dei nostri giovani, delle nostre imprese, per creare una sinergia sempre maggiore, non soltanto con l'America ma con tutto il mondo, un'opportunità di internazionalizzare la nostra economia, la Toscana che promuove se stessa, e nel promuovere se stessa ovviamente entra in relazione con il resto del mondo. 24 spettacoli, 12 comuni coinvolti per 3 settimane di eventi. Sono i numeri del Festival Fratelli Burattini, la rassegna di teatro di figura per famiglie e bambini organizzata dalla compagnia I Pupi di Stack. Fratelli Burattini è un'iniziativa, un festival importante, un festival nato a Firenze che è cresciuto nella città metropolitana, un festival che parla al cuore delle bimbe e dei bimbi, ma che tende a parlare alle famiglie, un modo di comunicare, un'arte moderna che sa arrivare dritta dritta al cuore. Voglio ringraziare i Pupi di Stack per il lavoro che portano avanti ogni giorno, che stanno portando avanti da anni, frutto di un lavoro serio, di un lavoro impegnato, di un lavoro di frontiera, di un lavoro che sa arrivare al cuore delle giovani generazioni. Una manifestazione giunta quest'anno alla sua 7ª edizione. Nata nei teatri, a seguito della pandemia, Fratelli Burattini si è spostata nelle piazze e nelle strade, trovando nuovi palcoscenici in un territorio sempre più ampio. Devo dire che grazie, purtroppo va detto, grazie alla pandemia, Fratelli Burattini è uscito dal chiuso dello spazio teatrale e si è aperto a incontrare comuni, persone, piazze, luoghi inediti, ed è diventato prima una piccola esperienza fiorentina e poi sempre più allargata a diversi comuni della Toscana, davvero un grande festival. Quest'anno dura quasi un mese, che attraverserà tutta la Toscana.
Dal 9 settembre per 21 giorni diversi artisti italiani e stranieri si avvicenderanno nella messa in scena di oltre 24 spettacoli. Allora noi Pupi di Stack porteremo due o tre nostri classici, sarà solo una presenza, ma il piatto forte, diciamo, sono spettacoli ospitati anche dall'estero e sono lieto di partecipare a questa bellissima manifestazione che conferma un pochino il fatto che la compagnia si sta consolidando, sta mantenendo le promesse, sta facendo cose sempre meglio, sempre più e sempre meglio, ovviamente con l'aiuto di queste istituzioni che ci danno il loro contributo. Un festival che si cala di giorno in giorno nella realtà culturale dei diversi comuni ospitanti. Quello che caratterizza fondamentalmente questo festival è il fatto che andando nei comuni, ognuno di loro, diciamo, accoglie il festival in maniera completamente diversa. Quest'anno abbiamo la nuova collaborazione col comune di Palazzuolo sul Senio, al quale teniamo particolarmente, che addirittura arriverà nelle scuole. Quindi diciamo che si parte da un discorso culturale, ma poi si va ad abbracciare numerosi ambiti. Tra le novità di quest'anno, la collaborazione con la compagnia Catalyst per l'evento speciale che si terrà al Teatro Corsini di Barberino del Mugello. La nostra collaborazione si concretizza anche nel riuscire appunto a portare quest'anno all'interno del festival Gardi Utter, che è una delle clownesse internazionali, una delle pochissime donne che, come dire, che ha questa qualifica e che gira veramente in tutto il mondo, in 35 paesi, ed è veramente un evento particolare che riusciamo a fare proprio in collaborazione. Ci saranno dei biglietti ridotti per tutti coloro che partecipano alle iniziative del festival in tutti i comuni, in tutte le sedi delle iniziative, e quindi speriamo poi a Barberino di concretizzare, insomma, una festa finale per questo bellissimo festival. Migliaia di donne e uomini di mare in arrivo a Pisa dal 17 settembre per la Settimana del Mare, un evento organizzato dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia tramite il Gruppo Marinai di Pisa. L'evento manca dalla Toscana dal lontano 1970, un appuntamento in grado di richiamare nella città della Torre Pendente non solo gli addetti ai lavori, ma anche visitatori da tutta la regione. Questo è un evento importante, un evento che non riguarda solo Pisa, non riguarda solo la costa, ma la Toscana tutta è orgogliosa di ospitare questo momento, il Raduno Nazionale dei Marinai d'Italia. Sarà una settimana lunga, densa di impegni, densa di appuntamenti, il clou sarà il 23 e il 24 di settembre, e noi vogliamo dimostrare di essere quella terra accogliente che siamo. Pisa è stata sempre una città che è cresciuta guardando al mare, e non è un caso che ancora oggi nel simbolo della nostra Marina Militare ci sia la croce pisana, ed è bello poter ospitare questo momento e dire grazie alle donne e agli uomini della Marina che svolgono un lavoro fondamentale per la nostra città, per la nostra regione, per il nostro paese. Una settimana intera che punta a far conoscere meglio il mondo della marineria a tutti i cittadini. Noi, a differenza delle altre associazioni, il raduno lo facciamo ogni 4 anni, ma c'è un motivo, perché in realtà non dura solo un fine settimana, ma è un periodo molto più lungo che noi dedichiamo a parlare di marittimità, soprattutto rivolto ai giovani. Ci sono molte attività, molte conferenze e presentazioni presso le scuole, e questo è importante. È importante che venga capito a tutti i livelli, dai più giovani ai più anziani, il ruolo del mare, e chi, meglio dei marinai, hanno questa possibilità. L'evento clou è quello del defilamento di queste 5.000 persone tra marinai
ma anche familiari davanti al palco delle autorità, però daremo spazio ovviamente a tutte quelle che sono le varie iniziative che, ripeto, durante domenica 17 fino a domenica 24 si svolgeranno in quel di Pisa. Non dimentichiamoci che i Marinai d'Italia sono presenti, siamo circa 35.000 in tutta Italia, dall'estremo nord fino all'estremo sud, dalla Sardegna fino ad Ancona. Perché non fare in modo che il cittadino fiorentino, anziché quello che sta a Milano o quello che sta a Perugia o quello che sta a Napoli, venga a vedere, approfittando anche di tutto quello che questa stupenda città offre dal punto di vista turistico? I gruppi coinvolti sono 414 e arrivano da tutta l'Italia, come appunto sappiamo, dal nord al sud, dalle isole, e quindi noi abbiamo fatto un programma molto intenso. C'è una serie di conferenze che si svolgeranno anche al Museo delle Antiche Navi, delle Navi Antiche, che è presso gli Arsenali Repubblicani. Abbiamo altre attività poi soprattutto mirate anche agli studenti. Abbiamo fatto un concorso di pittura per le scuole primarie e un concorso fotografico. È in corso in questi giorni la seconda edizione del Memorial dedicato a Paolo Rossi, indimenticato campione dell'Italia vittoriosa ai mondiali del 1982. Sui campi di Bucine e Montevarchi si affronteranno 8 squadre under 15 per un totale di 200 calciatori provenienti da tutta Italia. È un'iniziativa bella che rispecchia in pieno chi era l'uomo Paolo Rossi. Io ricordo bene, a parte la sua tripletta al Brasile, il suo sorriso, la sua voglia di emozionare le italiane e gli italiani, e poi quelle emozioni riuscire a trasferirle anche fuori dal campo, la voglia di sostenere i ragazzi più giovani, di avvicinarli allo sport come valore sociale. E questa iniziativa va in quella direzione, continua anche dopo la morte di Paolo Rossi in quella direzione. In un tempo come questo, in cui lo sport, specialmente il calcio, è sempre più diventato business e sempre meno un modo di fare sport e avvicinare i più giovani, ecco, queste iniziative svolgono un ruolo fondamentale e c'è ancora più bisogno di iniziative di questo genere. Quindi noi come regione siamo al loro fianco, a fianco della fondazione, e faremo la nostra parte per sostenere iniziative come queste. E anche grazie al Memorial, la Regione Toscana ha deciso di intensificare il suo impegno per tramandare e conservare la memoria e i valori legati alla figura di Paolo Rossi. C'è una bella notizia da dare, quella per cui la Regione Toscana si è impegnata attraverso la figura del Presidente Mazzeo a creare un collegamento più continuativo con la figura di Paolo Rossi. Mi ricordo quando celebrammo Paolo Rossi in un minuto di silenzio e di riflessione alla sua scomparsa. Ora è arrivato il momento, tutti insieme, è da un po' che sto spingendo in questa direzione, affinché si crei con questo collegamento ideale e continuativo con una figura straordinaria dal punto di vista sportivo, capocannoniere del Mondiale dell'82, in quello stesso anno pallone d'oro, ma anche un grandissimo uomo dal punto di vista della sua, del suo impegno per il sociale, l'attenzione per il Paolo, per la FAO, per i bambini cardiopatici. Potrei proseguire con tanti altri esempi, un grandissimo uomo, un grandissimo sportivo, un grandissimo toscano. Dobbiamo essere orgogliosi di aver avuto Paolo Rossi nella nostra Toscana. Appuntamento organizzato in stretta collaborazione con le istituzioni del territorio dove Paolo Rossi aveva deciso di vivere con la sua famiglia. Un percorso che siamo solo alla seconda edizione, ma già è cresciuto rispetto all'anno scorso, il prossimo anno andrà ancora più avanti, permetterà di portare avanti il ricordo di Paolo legato sia al mondo del calcio, al gioco del calcio e ai giovani in particolare, ma dove l'aspetto principale sarà sempre legato ai valori che incarnava Paolo e che ha sempre potuto trasmettere alle nuove generazioni in particolare, quindi quelli del fair play, del rispetto, del gioco di squadra come modo soprattutto per crescere da un punto di vista personale, oltre che poi per sviluppare la propria passione del calcio. Questo legame per noi è indissolubile e grazie all'intitolazione dello stadio e al memorial che organizziamo, ecco, è proprio lo strumento per mantenere vivo questo ricordo. Veramente una cosa impegnativa, una cosa di spessore, di valore, e che facciamo veramente con il cuore proprio nel ricordo di Paolo Rossi e del suo legame con Bucine e con la Valgamba. Per questa edizione è tutto, potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina
www.consiglio.regione.toscana.it.